Buongiorno a tutti ragazzi e ribentornati in questo nuovissimo video. Parleremo di Astronomy Universe episodio 19. Il titolo è assicurato, che cosa? Lo scorso episodio avevamo parlato, sì, del pianeta Giove, il re dei pianeti. Qui invece parliamo delle sue lune. In realtà ne sarebbero quasi 70. No, 80, quasi 80. Ma ne parleremo le 4 perché sono anche visibili anche col telescopio che le ho viste anch'io, le 4 lune di Giove. Purtroppo non come la nostra luna, ma come dei puntini come se tu osservi un pianeta a occhio nudo. Capito? E quindi il titolo si chiamerà qui. Parliamo delle 4 lune di Giove. Ganimede, Io, Callisto, Europa. Queste qui sono le 4 lune. Comunque, vi auguro una buona visione. Nell'episodio precedente avevamo parlato del re dei pianeti, Giove, e infatti gli ho messo anche la corona dedicata a lui. Avevamo visto com'era il paesaggio su Marte, come si dovesse vedere il re dei pianeti, beh, abbastanza abbagliante. E anche in più la nostra casa, come si vedesse dal pianeta Giove. E in più vi ho mostrato anche molte foto riguardo al pianeta. In varie date, dal 2020 al 2021, che alcune sono risultate tipo buone e non sfocate, e alcune invece mi sono venute sfocate in base alla rotazione del pianeta, purtroppo, della sua asse. Non è che il rifrattore. Ah, il rifrattore, ho trovato la parola. Non è che il rifrattore del mio telescopio è il problema, è anche del pianeta, com'è. Se può essere più lontano o più vicino. A quanto pare Venere è il pianeta più vicino ora è. Perché si vede abbastanza abbagliante nel cielo. Penso che voi lo vedete nel cielo. Una specie di astro abbagliante nel cielo. Potete pensare che sia un pianeta, ma non sapete chi sia. Fin da molto tempo, anche all'epoca romana, si diceva che Venere fosse la stella del giorno, o dell'alba, del crepuscolo. Di Giove non saprei. Comunque credo che la regina sia Venere. E il re è Giove. Come categoria dei pianeti, perché Venere era la dea dell'amore praticamente. E della bellezza. Invece Giove è il nonno di Zeus. Nella mitologia greca. E cosa altro posso dire? Ah, giusto. L'unica data era del 20 agosto 2021 che si era visto perfettamente. Poi vi avevo fatto vedere anche qua nella Disney che si era fatto vedere insieme a Saturno accanto. E in più anche le foto quando l'avevo scattato. Capito, ragazzi? Quando avevo scattato le foto. Quando ero andato uscito e sono andato là dai piragna. E qui sono tutti e tre ben allineati. Là c'è Giove, là in alto. Al centro ci sarebbe Saturno, ma non lo vedete. E lì c'è Venere in basso. Perfettamente allineate. Qui all'autogrill ero. Poi cos'altro vi avevo mostrato? Oh, passiamo ora al nuovo. Ah, sì, Ganimede, Callisto, Io e Europa. Le 4 lune di Giove, quest'oggi parleremo. Abbiamo fatto qualche riepilogo dell'episodio precedente, ma qua facciamo chiarezza su che cosa è basato qua.
Iniziamo. Come si vedrebbero le lune di Giove a occhio nudo? Beh, andiamo sul pianeta Marte, perché di Marte è abbastanza abbagliante, si vede come un puntino un pianeta, perché è molto... Certo, Marte è vicino a Giove e sono loro tra la fascia degli asteroidi o la cintura, sono loro in mezzo. E lì c'è la nostra amata Terra, un punto blu nel cielo. Poi qua siamo su Europa, la luna di Giove. Sarebbe questo qua. Poi ci sarebbe Ganimede, la luna più grande dell'intero sistema solare, anche più grande della nostra, più grande di Mercurio. Poi ce ne sarebbe altre, di cui ve ne sto parlando, di altre lune. Qua io, beh, purtroppo non ho trovato niente sul satellite io. Sembra l'immagine d'Europa, giusto? E non ho trovato niente. E quindi passiamo a Callisto, se l'abbiamo visto. Sì, Callisto, qua è diverso. Si vede, sì, si vede, si vede. Quello è Giove, come sembra, visto dalle lune. Sulle lune di Giove puoi atterrarci. Si presume che ci sia vita sotto la superficie delle lune di Giove, perché sono rocciose e che gas. Poi le mie foto e i miei video. Qui è la mia foto delle quattro lune quando è stato Giove che si era visto a occhio nudo. Il 20 agosto 2021 di quest'anno. Infatti ho detto che si vedeva a occhio nudo Giove. E qua infatti mi ha fatto vedere anche la grande macchia rossa molto dettagliata. Avevo fatto pure il video e anche l'avevo mandato alla redazione di Videostar. Allora, tanto che non mando qualcosa, ma bisogna trovare la giusta cosa, giusto? Non è che mandi una cosa così a caso al servizio. E niente più? Ah no, qua più ravvicinato, ma lo stesso, anche se mi avvicino, lo stesso si vede sfocato, non è che cambia qualcosa. Beh, adesso parliamo delle lune di Giove. Iniziamo. Credo che questo sia io. Infatti, sono diversi. Sì, io. Poi qua ci sarebbe Europa. Ed è il satellite che è più piccolo della Luna. Europa. Poi ci sarebbe anche Callisto, giusto? Sì. No, Europa, sì, questo. Ora passiamo alla Luna più grande di tutto il Sistema Solare, anche della nostra Luna, Ganimede. Ed è anche più grande di Mercurio, quindi potrebbe essere grande anche come Marte. Quasi. Però è una luna abbastanza grande. E che si presume che ci siano forme di vita all'interno delle lune, non propriamente. Cioè, sotto lo strato ghiacciato, che potrebbe ospitare la vita. Ah, poi questo potrebbe essere... Io ho detto, io, Callisto, Ganimede, Europa. Questo chi dovrebbe essere? Io? Sì, infatti. Brilla molto. Poi si prevede che l'atterraggio sulle lune di Giove possa anche essere, anche esplorare il sistema solare esterno. Però ci vorrebbero molti anni per fare questa costruzione. E in più anche, c'è anche una missione della sonda qua per mandare. Purtroppo si dovrà raggiungere verso il 2030. Quindi un po' troppo, giusto? Poi nei film di animazione si vedrebbe le quattro lune di Giove nei film. Partiamo da Pinocchio, 1940. Geppetto,
o gli altri pensano alla stella dei desideri, ma in realtà possono essere o Venere o Giove. Ma visto che non si sa che cosa sia, io l'ho dedicato lo stesso. Giove, il re dei pianeti. Ma quello l'avevamo parlato lo scorso episodio. Qui parliamo delle lune, le sue quattro lune. Iniziamo. Vedete quelle punte che formano quattro punte? L'astro è prima Giove, questo qua, è tutto quanto. Poi, delle quattro punte, iniziamo io, Callisto, Europa e Ganimede. Visto? Sono le quattro punte, le lune visibili a occhio nudo, chi riesce a vederle. E qui è come si vedrebbe. Come un telescopio, giusto? Poi c'è un altro film intitolato di animazione della Regina delle Nevi, che quella sera l'avevano fatto, e all'improvviso in una parte del film ho visto una stella abbastanza brillante. Chi mi ha fatto venire in mente? Chi? Giove. E allora guardiamolo più da vicino, mettiamo a fuoco qua e eccolo qua. Io, Europa, Callisto e Ganimede. Ganimede sarebbe molto più abbagliante e luminoso come satellite. È quasi anche quanto Marte. Ed è anche il satellite più grande dell'intero sistema solare conosciuto. Poi nella parte di Giupiter, il destino dell'universo, si possono notare che ci sono le lune di Giove. Qui. Visto? Qua. Ecco, ci siamo, visto? Le lune di Giove che gli orbitano attorno. Poi diciamo che dell'era glaciale 5 in rotta di collisione non possa esserci niente, soltanto il sistema solare che lo mostra, ma non che mostra le lune. Poi qui in Rai e l'ultimo drago, in una parte del film, si vede la luna con delle stelle stranissime. E uno di questi è il pianeta che io l'ho identificato. Purtroppo non si vede tanto bene e non posso farci niente. E poi che cosa abbiamo qui? Ah, giusto! Ci sono forme di vita extraterrestri in queste quattro lune? Quale sarà la risposta? Vita extraterrestre? Beh, lì abbiamo parlato di Oumuamua, che era una possibile astronave aliena che si era proposta così ipoteticamente, ma di più è stato anche il primo asteroide interstellare, che prima era un'ipotesi. Questi asteroidi erano ipotetici, cioè asteroidi venire fuori dal nostro sistema solare e venire, visto, purtroppo non ci assomiglia. Ma parliamo lo di più ora della possibile vita, se ci sia una delle quattro lune di Giove. Io, Callisto, Europa e Ganimede. Le ho detto tutte e quattro. Ma in realtà, come vi ho già detto, Giove ne ha quasi 80 lune. E perciò 79. Bene, la risposta qui è sì, ragazzi, forme di vita potrebbero esserci, ma su pianeti gassosi non penso, nemmeno l'uomo. Beh, puoi entrare dentro il pianeta, ma Giove è molto tempestoso e potrebbe anche distruggerti. Quindi se si inghiottisse la Terra, tutto il mondo morirebbe e estinguerebbe, anche la Terra si distruggerebbe dalle forti turbolenze. Comunque, parliamo di qua. C'è un oceano sotto la crosta ghiacciata di Ganimede. Potrebbe esserci anche vita aliena. Gli scienziati credono potrebbe esserci vita nel mare del satellite di Giove. E adesso si scopre anche la presenza di vapore e acqua nell'atmosfera. Ganimede è un satellite di Giove, il più grande del sistema solare, più grande addirittura di Mercurio. A quanto ne sappiamo è ricoperto da uno strato di ghiacciato di circa 200 km. A cui interno ci sarebbe un oceano potenzialmente abitabile da qualche forma di vita. In questi giorni la NASA, dopo che ha esaminato tutti i dati raccolti dal telescopio Hubble, ha annunciato che sono state scoperte prove di vapore e acqua nelle sottili atmosfere
del satellite. Da cosa è stato provocato? Secondo un proverebbe dall'oceano sostante, ma del ghiaccio che evapora dalla superficie. Questo dato contribuisce alla compressione dell'atmosfera di Ganimede, che pensava contenesse solo ossigeno. Finora era stato osservato solo l'ossigeno molecolare, ha detto alla NASA Lawrence Rod del Cartier Royal Institute of Technology di Stoccolma, che ha guidato il team che ha trovato il vapore. Questo viene prodotto quando le particelle cariche eredono la superficie del ghiaccio. Questo forse non ci aiuta ancora a risolvere il mistero della vita aliena, che potrebbe custodire quella luna di Giove, ma ci avvicina alla comprensione di quel mondo ad un livello sempre più specifico. E forse quando organizzeremo una spedizione per osservarlo da vicino, saremo più pronti a sapere cosa ci aspetta. Vai, finito? Ok. Poi ancora. La voce della luna più grande di Giove registrata da Giuno. Giuno sarebbe la sonda. E questa è Europa. E guardiamo, i frusti fisici sciocchi sono gli inquietanti rumori che compongono la voce. La più grande luna di Giove del sistema solare, Ganimede, catturata dalla sonda Giuno della NASA durante il volo ravvicinato dello scorso 7 giugno, a una distanza di 1038 km. La registrazione delle emissioni elettromagnetiche è stata convertita in una traccia audio di 50 secondi che la NASA ha pubblicato in occasione del meeting dell'American Geophysical Union insieme alla mappa più dettagliata mai ottenuta del campo magnetico di Giove, realizzata grazie ai dati raccolti nel corso di 32 orbite effettuate dalla sonda. Questa traccia audio ti fa sentire come se stessi a bordo di Giuno, mentre sfreccia oltre Ganimede. Per la prima volta in più di 20 anni, commenta il fisico Scott Bolton nel suo Research Institute Responsible scientifico di Juno. Sì, ascolta attentamente, può sentire il repentino passaggio a frequenze più alte intorno alla meta della registrazione, segno dell'ingresso di una regione differente, la magnetosfera di Ganimede. Secondo il fisico e astronomo William Cart dell'Università dell'Iowa, è possibile che il cambio di frequenza subito dopo l'incontro ravvicinato sia dovuto al passaggio della fascia illuminata di Ganimede a quella in ombra. Proprio aver tradotto i dati elettromagnetici, i segnali audio potrà aiutare la loro comprensione, facilitando l'individuazione di dettagli che altrimenti potrebbe sfuggire. Stiamo ascoltando un suono, eh? Ok, lasciato nell'agosto 2011, Juno ha raccolto fino a molti dati sul campo magnetico e l'atmosfera di Giove, anche grazie a due strumenti realizzati dall'Italia, con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, ASIGIRAM, costruito dalla Leonardo e con la responsabilità scientifica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, e lo strumento di radioscienza, costruzione Thales Alenia Space Dayless Leonardo, con la guida scende dell'Università Sapienza. L'ultima mappa del campo magnetico di Giove, la più dettagliata realizzata finora, dimostra che qualcosa è cambiato nell'arco di 5 anni della missione. La grande macchia blu, la grande anomalia magnetica posta vicino all'equatore, sta spostando verso est a una velocità di circa 4 centimetri al secondo. I dati indicano inoltre che il dinamo di Giove, cioè il meccanismo che genera il campo magnetico, si trova nello strato profondo di idrogeno. Ci sono altri candidati in cui potrebbe esserci vita aliena, va bene? E chi sarebbe? Callisto o Europa? No, 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 Europa, Europa, sì.
Qua ragazzi, scienziato inglese vita su Europa. Ho trovato qualcosa. Fanno discutere l'indicazione di una scienziata britannica a sostegno della vita extraterrestre su Europa. Europa potrebbe avere condizioni favorevoli per la vita. Sotto chilometri di ghiaccio, la Luna è una delle 79 di Giove. Non sono 4 in realtà, raga, sono quasi 80. Ma parleremo delle altre 75 lune in un altro episodio, va bene? Nonostante la ricerca della vita su altri pianeti sembri fino ad oggi infruttuosa, il compito continua a incentivare l'esplorazione spaziale. La scienziata spaziale britannica, la professoressa Monica Grady, ha fornito alcuni spunti in tal senso durante un recente discorso. Grady è certa che ci sia qualche forma di vita su Europa. Questa forma di vita su Europa non sarebbe umanoide, ma avrebbe piuttosto forma di intelligenza simile a quella di un polpo. Probabilmente risiederebbe nelle acque fredde, sotto le lastre di ghiaccio di Europa. Vita su Europa e forse su Marte. La professoressa Grady è andata oltre la sua previsione in fatto di forme di vita su altri pianeti. Ha dichiarato che anche le grotte più profonde, lo spazio cavernoso di Marte, potrebbe ospitare alcune creature sotterranee, probabilmente batteri, rifugiati lì per sfuggire alla radiazione solare. Potrebbero prendere l'acqua dal ghiaccio seppellito in profondità. Più niente c'è. Sì. Da qualche parte sotto lo strato di ghiaccio, molto spesso, che in alcuni punti arriva a 20 km di profondità, è possibile, dice la Grady, che ci sia acqua liquida sotto tutto quel ghiaccio e protegga qualsiasi cosa viva. Al suo interno, della radiazione e dell'impatto dei colpi di asteroidi e simili corpi celesti, la probabilità di vita su Europa è rafforzata dalle possibili aperture idrotermali sul suo fondo oceanico, sulla Terra. Bocche termali subacquee sono state una cultura per la vita. Nel 2019 il vapore acqua su Europa è stato confermato dalla NASA per la prima volta. Grady pensa che il nostro sistema solare non sia particolarmente speciale e che statisticamente parlando dovremmo essere di trovare le condizioni per la vita nel corso delle nostre esplorazioni. Penso che ci sia altamente probabile che ci sarà vita altrove e penso che sia molto probabile che saranno fatti degli stessi elementi, ha affermato la professoressa. Non dice se contatteremo presto gli extraterrestri, perché le distanze tra noi e gli eventuali alieni potrebbero essere gigantesche. Su Europa, però, le conversazioni sulla vita aliena non sono compatte in aria, come spiega la NASA. Gli scienziati chiamano Europa un mondo oceanico dopo decenni di osservazioni che hanno fatto pensare a un oceano sotto le sue lastre di ghiaccio. E non a caso, ci sono ben due missioni in partenza. Con le giuste condizioni per la vita, questa luna ha dei piccoli polpi extraterrestri che nuotano, ce lo dirà il futuro. Amico britannico-americano, comunque anglofono, ha trovato moltissime richieste a questo articolo per la tua lingua. Di offrirti questo articolo. Ah no, quello lì è soltanto. Vabbè. Comunque, potrebbero essere polpi gli alieni su Europa, la luna di Giove. Poi Ganimede, non lo so. Ma l'abbiamo letto? Sì, l'abbiamo letto, però è un po' difficile. Ci vogliono anni per trovare vita altrove, raga. Che vi sembra? Che li troviamo subito altre civiltà? Oppure di più forme microbiche, più che umanoidi? Da lì che si diceva che possono essere polpi, è da qui. Assomiglia tipo al nostro. Oppure c'è un'altra alternativa. Essere soltanto dei batteri. In questo senso, capito? Dei batteri. Europa anche è candidato. Europa è Ganimede, ma Callisto e io purtroppo non ci sono prove sufficienti per dire che anche lì ci sia qualche forma di vita.
Adesso andiamo su Stellarium e andiamo a vedere le lune di Giove. Ok? Ragazzi, qua siamo su Stellarium. Visto? Guardate. Guardate. Credo che in questi giorni che sono stati sereni avete visto uno strano astro nel cielo. Vero, ragazzi? Beh, quello è il pianeta Venere. Poi c'è Giove. Credo che Saturno sia facile individuarlo, visto che sono allineati, perché c'è Giove, giusto, e Venere. Saturno si trova al centro, quindi dovete andare al centro, perché è difficilmente trovarlo, vero? Io l'ho osservata, Venere, e questa fase non tanto visibile. È come la Luna, ragazzi. Poi guardiamo il pianeta Saturno. Anche lui ha dei satelliti. Dov'è Titano? Di più questo si vede come lune. Le altre non penso che si vedono tanto. O forse sì. Poi dovrei provare. Comunque, noi stiamo parlando del pianeta Giove. Questo qua, guardate. È Ganimede. Ce n'è un altro, raga! Aspettate! No, aspettate. Sì, ce ne sono altre, visto accanto. Tebe è una luna di Giove. Ne ha tante. Ah, sono praticamente unite, Io e Callisto. Europa è la più piccola. No, aspetta. E che? Ah, Io e Callisto. E qui c'è la luna più grande, Ganimede. Questa qua. Beh, il nostro viaggio si conclude qui. Quindi le possibilità di vita extraterrestre molto vicino a noi, più che Marte, ci sono altri candidati. Le lune di Giove, Ganimede e Europa. Non escluso nemmeno Callisto, però. Ma io purtroppo ancora no. Quindi sono tre. Però le più sicure sono Ganimede e Europa. Queste sono le due lune dove potrebbero essere. Non si sa se siano avanzati oppure primitivi. Comunque, la cosa certa è che l'universo è immenso. È impossibile pensare che siamo soli nell'universo. E quindi l'uomo cerca di fare passi avanti e scoprire molto di più dell'universo. Il nostro viaggio si conclude qui, ok? Beh, ragazzi, spero tanto che questo video ovviamente di Astronomy Universe, episodio 19, parliamo delle quattro lune di Giove, Ganimede, Io, Callisto, Europa, vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like. E noi ci vedremo in un prossimo video con King Kong, mi sembra episodio 7. Sì, episodio 7. Comunque, ci vedremo alla prossima. Ciao!